siamo tornati sempre come sempre a Music On. Ci è venuto a ritrovare, lo posso dire ritrovare, un grande compositore, arrangiatore, ha scritto più di 300 brani, ma ve l'ho già presentato la scorsa volta, Saverio Grandi. Ciao Saverio! Ciao a tutti! Eccoci qua. Allora, la scorsa volta abbiamo parlato di come scrivere, perché scrivere, abbiamo parlato di tante cose per quanto riguarda tutti gli autori che tu hai conosciuto, hai scritto, hai collaborato. Oggi però ti voglio chiedere una cosa ancora più difficile. Allora, tu hai vissuto in America, precisamente a Los Angeles, per 2-3 anni, giusto? 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. Allora, tu sei la persona giusta per rispondermi a questo. Che differenza c'è tra la musica italiana, tra la musica americana, e come si percepisce la musica? È una domanda, diciamo, abbastanza difficile. Cerco di essere preciso e conciso. Vai. Diciamo che la musica in America, innanzitutto, tu hai la possibilità di ascoltare tutti i generi musicali. E perché ci sono tante etnie. Vabbè, adesso senza entrare in discorsi che non c'entrano niente con la musica, ogni etnia chiaramente ci tiene alla propria musica, quindi tu la ascolti, posso dire, le stesse cose che ascoltiamo noi, però ci sono anche tante altre cose in più. Facciamo un esempio: il reggaeton, che qui da noi è considerato una roba un po', insomma, non lo dico io, lo dicono i critici musicali, io non sono né Assante né Castaldo, però insomma dicono è una roba un po' trash, no? Da loro non è affatto trash, anche perché poi c'è una fazione del reggaeton che viene definita normalmente reggaeton emo, dove ci sono artisti pazzeschi, ne cito uno su tutti, si chiama Danny Ocean, e che fanno delle canzoni meravigliose, però c'è questo accento reggaeton, cioè che non c'è niente di male, capito? Sono canzoni meravigliose in quel genere. Questo vale anche per il rock, perché comunque negli Stati Uniti il rock esiste ancora, qua da noi non esiste più. Vale per il pop, vale per il pop perché loro hanno almeno, non lo so, 1000 artisti pop e noi ne abbiamo 3, e quindi le differenze sono tante. Io ero andato negli Stati Uniti anche e soprattutto per questo motivo, perché mi rendevo conto che il mercato italiano si stava diventando un po' a collo di bottiglia, hai capito? Poi là ci sono diverse modalità rispetto a qua, cioè anche qui devi avere un editore, è meglio avere un editore, è meglio essere dentro un team, essere dentro a più team, a più gruppi di lavoro, però io avevo sottovalutato, perché avevo sottovalutato, non vabbè, sono scemo, sono anche un po' scemo, però avevo sottovalutato perché io le prime volte che ci sono stati, i primi 2 anni, ci sono stato con un manager italiano bravissimo che si chiama Federico Sacchi, che ora fa l'A&R in Sony, ed era lui il mio manager negli Stati Uniti, aveva tutto, conosceva chiunque, bella presenza, qualsiasi cosa, quindi lui ti introduceva in una maniera, devo dire, geniale. Io ho fatto delle sessioni con lui bellissime, e quindi ho detto, ma se lui mi dà una mano, diciamo così, non ci saranno problemi anche se mi trasferisco. Poi dopo invece lui ha scelto, giustamente, credo, strade diverse, perché ha fatto delle richieste che non sono state assecondate, e io mi sono ritrovato senza una figura di riferimento, quindi sono andato là un po' così allo sbaraglio, e là devi avere un manager americano, hai capito? E se non hai un manager americano molto introdotto, è abbastanza complicato pubblicare, direi quasi impossibile. E quindi, diciamo così, poi è arrivato il Covid, poi mio padre non stava bene, te l'ho detto anche nell'altra puntata, no? Quindi alla fine sono tornato, ora sono qui, in futuro vedremo, hai capito? Beh, il futuro per rispondere a... ma scusami, dimmi. Per tutto quello che hai scritto e stai scrivendo, io penso che il tuo futuro, basta che prendi la chitarra in mano, secondo me, guarda, te lo dico, che secondo me sei portato quindi secondo me il tuo futuro... Come diceva uno bravo, un grande avvenire dietro le spalle. No, non è mia la frase, è di un genio che si chiamava Vittorio Gasman. E quindi no, le differenze principali sono... Guarda, voglio aggiungere una cosa importante.
loro sono molto professionisti, anche troppo professionisti, un po' troppo professionali, nel senso che sono veramente produttivi. Cioè, conosco anche persone che riuscivano a fare 2 o 3 sessioni al giorno, quindi scrivendo 2 o 3 brani al giorno. Diventa un po' una catena di montaggio, magari è esagerato. Noi, d'altra parte, non abbiamo in questo momento, secondo me, perché in Italia si ascoltano prevalentemente 3 generi, indie, rap e trap. E quindi non abbiamo la possibilità di esprimerci, io parlo da autore, che hanno gli autori americani, che possono passare per dire da Miley Cyrus a Post Malone e a Taylor Swift, hai capito? Noi non abbiamo in Italia questo tipo di opzioni. In Italia abbiamo quello che comunemente viene definito urban, che tra l'altro manco si dice urban, perché se tu dici urban in America dicono what? Non si pronuncia urban. Capito? E comunque noi abbiamo questa roba qui che comprende, è una specie di grande pentolone, no? Come quando fai il minestrone di verdura, dove ci finisce dentro un po' tutto quello che ho sovracitato. Non so se ho risposto alla tua domanda. Direi di sì, ma la frase tipo "ma noi italiani copiamo gli americani" è vera. È vera perché ci proviamo da sempre. Però è vero anche che l'ultima tendenza è che gli americani copiano gli americani. Cioè io non ho mai sentito così tanti plagi come negli ultimi 6 mesi. Cioè praticamente ogni pezzo è un plagio. Tu prendi l'ultimo disco di Miley Cyrus, sono solo plagi. C'è un brano che si chiama Prisoner, non so se lo conosci, fa Prisoner, Prisoner, che non è altro che Physical, Physical, di Olivia Newton-John. L'ultimo singolo di Bieber, Anyone. È un pezzo di Toto, hanno preso il ritornello di Toto, di Going Home. Cioè, quindi l'idea del plagio ormai non lo so nemmeno io se hai capito. Boh, una volta ho troppo ego per copiare. Cioè, non ce la faccio. Ma non ego in senso negativo, hai capito? Cioè, io cerco di scrivere per dire alla fine della giornata, oggi ho fatto in bene il mio lavoro, hai capito? Quindi se prendi In the Air Tonight di Phil Collins e poi dopo, capito? La scopiazzi, diciamo che molti lo fanno esclusivamente per denaro. Se tu lo fai esclusivamente per denaro, copiare è un obbligo, cioè nel senso che è molto più facile. Sì. Prendi una base già fatta, prendi una melodia più o meno carina, hai capito? E come si dice, la gestion fair, come si dice alla roulette, i giochi sono Sì, fatti, esatto, capito? le Jason Fay. Ascolta, com'è vivere a Los Angeles? Com'è vivere la musica a Los Angeles? Ah beh, cioè, come, non lo so, è come se vuoi fare l'attore, vai a Hollywood. Io abitavo a Silver Lake, che era un po' il quartiere hippie, il quartiere più dove c'erano gli hipster, capito? Insieme a Los Feliz. E quindi è figo. È una realtà, in realtà, la parte più europea di Los Angeles, perché cioè, Hollywood è Hollywood. E quando vai a Beverly Hills ci trovi veramente invece le segretarie, c'è quelle che vedi nei film, no? Bionde, perfette, diciamo rifatte anche al 75%, capito? Los Angeles è troppo grande ed è tante cose, cioè più vai a est e più trovi la roba più europea, hai capito? C'è gli hipster, quartieri tipo Los Feliz, che è un quartiere fighissimo secondo me, veramente uno dei più belli. Più vai invece verso il mare, più le case costano e più gli affitti costano. Tieni conto che la vita, lo diciamo per chi non lo sa, costa 3-4 volte quello che costa in Italia. Cioè vai a fare la spesa, praticamente ci lasci metà stipendio. Scusa, ma E sei a quindi Los Angeles, Saverio? sei a Los Angeles, esatto, sei un po' nella patria di tutto, hai capito? Ma qual è E il quindi quartiere dove parli? Io per dirti, ho avuto l'esperienza, sono stato a Sanremo nella settimana del festival, davvero si percepisce tanta musica. A Los Angeles c'è un quartiere, c'è un posto dove tu vai, ma non locale, proprio un posto, un quartiere dove senti tanta musica? Credo che la risposta sia no, perché la senti dappertutto, nel senso che ogni zona, non so come dire, tutte le major hanno le sedi più o meno tra Beverly Hills e Santa Monica, hai capito? Perché lì è il posto figo dove ci sono gli uffici, cioè, tutto, no?
Ma no, la musica è ovunque. Ti dico che la cosa che mi manca davvero, l'unica cosa che mi manca, il resto non è che mi manchi tanto, è l'oceano. Nel senso che quando tu vai lì, anche solo in auto, cioè giri sulla Pacific Coast Highway e ascolti gli Eagles, dici cazzo, sono a casa mia. Cioè è una roba. È come la presenta la realizzazione del sogno americano, no? Tu dici, ma che figata, quando eri un ragazzino, poi io volevo andare a New York, quando ero, capito, avevo visto Taxi Driver, dicevo, no, io devo andare a New York, non posso non andare a New York. E quindi quando arrivi a New York e vai a vedere dove hanno girato Taxi Driver, vai a vedere dove hanno girato C'era una volta in America, Los Angeles è un po' la stessa cosa. Io la prima volta che sono atterrato a Los Angeles, te lo racconterò un'altra volta perché adesso è tardissimo, ma insomma, io pure di volare, ho fatto addirittura, sono andato ho fatto un corso, come si dice, sono andato in terapia per volare, ho fatto Okay. una terapia Ma ci comportamentale, sei ma la prima riuscito? volta che sono. Sì, certo, ha funzionato, dopo ho preso 50 aerei, però la prima volta che sono atterrato mi sentivo Kevin Spacey, giuro, La giuro, cioè verità. ho detto, Anch'io quando sono cazzo. stato a Los Angeles, come dici tu, vedi tutti i film, no? Ah, ho già visto, ah, ho già visto perché sono stati tutti i film, capito? Ah, che figata. Esatto, ogni angolo è. Poi a molti non piace perché è molto colorata, perché le case più alte sono basse, perché c'è il problema che è un territorio sismico, capito? Però in realtà è tutto lì, capito? Non, Sì, la ma musica è lì, la visione è lì, cioè vai fuori, capito? Io abitavo, il secondo anno abitavo sul confine, abitavo a Glendale. E se tu vai a vedere, cioè Billie Eilish abitava a Glendale, quindi tu andavi a mangiare la pizza, hai capito? Senza togliere niente a Bologna, a Milano, dove puoi incontrare chi vuoi, comunque anche lì, capito? Però andavi a mangiare la pizzeria, si chiama Sette Belle di Los Angeles, poi tu vai su Instagram e dici dov'è stasera Billie Eilish, a mangiare la pizza dove andavi anche te, capito? Quindi sono quelle cose che poi quando vai a casa prendi la chitarra in mano e ti viene magari più facile, è più il sogno viene, come diceva Cross quando imitava Briatore, il sogno diventa più realizzabile, hai Ah capito? beh, sì, sei nella città della musica, nella città degli angeli, quindi Esatto, nella città insomma, del. grandi americani. Saverio, grazie, so che hai fretta, è un impegno, grazie davvero del tuo tempo. Dov'è che ti troviamo? Sui vari social, Saverio Grandi, trovate tutto, giusto? Mi trovate su YouTube, dove ho un canale che credo oggi, domani, dopodomani raggiunge 10.000 iscritti, che è un grande traguardo perché è un canale di nicchia. Mi trovate su Instagram dove mi chiamo Save Grandi, mi trovate su Facebook, insomma seguitemi dove volete. Se vi va io sono molto contento. Ma sai perché? Ma guarda, te lo dico, ma è perché dopo tu sei troppo ruffiano. La verità, perché la gente ti segue? Perché hai dei contenuti grandi da raccontare e per chi ama la musica, davvero, in queste due puntate che abbiamo fatto, wow, davvero. Viva Saverio Grandi. Ciao, grazie, a Ti presto. ringrazio, un abbraccio. Ciao.